Pesante sconfitta per lo Sporting Pontecagnano nell'ultima giornata del girone d'andata che chiude il 2019 prima della sosta natalizia. Contro la Calpazio, nello scontro diretto per il terzo posto, la truppa di Mister Erra perde 3-0, subendo tutti i gol nella ripresa. Esordio per i nuovi acquisti Anastasio, Giordano e Dorilia. Il primo tempo è dei padroni di casa che sfiorano il gol più volte con Pecora, il più ispirato, ma Calamusa è in giornata di grazia e salva più volte. Di Giacomo, Paolo D'Andre e Gianluca Mazza sprecano, mentre Genovese, ex di turno, sigla una doppietta nei minuti centrali del secondo tempo. In pieno recupero, Magno aumenta il passivo condannando lo Sporting al quarto posto della classifica con le lunghezze dal primato che ora diventano 7. La sosta aiuterà Mazza e compagni a ritrovare le energie per riprendere il discorso promozione. Per me è una sconfitta che ci fa abbassare un attimo tra virgolette la cresta, perché prendere 3 gol in casa, abbiamo creato tanto, abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, però regaliamo 2 gol clamorosi, poi l'ultimo al 95esimo c'è, il problema è che adesso c'è da lavorare, abbiamo 3 settimane dove bisogna correre testa bassa e cercare di trovare subito, appena ritorno nel campionato, trovare subito i 3 punti, perché se no ci allontaniamo troppo dalla vetta. Giudizio sui nuovi acquisti. No, i ragazzi, Giordano è entrato subito in campo, ha fatto la sua partita, Anastasio ci teneva tanto perché era un ex, ha provato a fare qualcosina ma ancora non ha gli equilibri giusti con gli altri 2 mediani, Giuseppe Dorio l'ho fatto entrare a partita in corso perché per me è un ottimo calciatore e può fare ancora di più, però sono 3 innesti nuovi, c'è tempo per amalgamare la squadra.